Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questo è il percorso che ho fatto. Sono partito da Dakar in Senegal, ho attraversato il Senegal, il Mali, il Niger e si arriva ad Agadez. Da qui partono le rotte del deserto che portano in Libia. Questo viaggio drammatico l'ho raccontato nel mio libro Bilal e da allora nulla è cambiato. I trafficanti mantengono un ruolo, un monopolio sul percorso. Questa è la biglietteria e come vedete il viaggio qui si sovrappone alle rotte legali. Quelli che noi chiamiamo trafficanti all'inizio non sono altro che degli agenti di viaggio. A mano che ci si avvicina ai confini, entra in scena il ruolo del trafficante vero e proprio. È una persona senza scrupoli che pensa al guadagno. In Africa chi fa trasporto di animali è pagato alla consegna e quindi gli animali devono arrivare vivi. Chi fa trasporto di persone è pagato alla partenza e quindi non ha alcun interesse che i suoi clienti arrivino vivi a destinazione del viaggio. A bordo si sale e bisogna mettersi a cavallo delle sponde dei camion. Il rischio è anche con la stanchezza di cadere di sotto e in genere il camion non si ferma a raccogliere le persone. Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo. È chiaro che senza rapporti diplomatici con le autorità dei paesi dove si rifugiano queste persone diventa difficile immaginare un'estradizione, a meno che non si pensi a dei sequestri di persona. Il nuovo decreto del governo ha l'ambizione di dare una doverosa risposta a quanto sta accadendo. Io sono molto pessimista sui risultati perché immaginare che le persone non partano da luoghi in cui si sentono in pericolo perché magari il governo fa una campagna che invita a non partire è, come dire, abbastanza ottimistico. Tutti i miei compagni di viaggio mi hanno sempre detto morire dove sono nato, morire durante il viaggio o morire durante la traversata del mare sarebbe la stessa cosa, almeno ci ho provato.